Salve a tutti, era un po' di tempo che desideravo fare una considerazione con voi iscritti e con voi che vedete il canale, vedete i video. Allora, oggi desidero parlarvi, potete fare questa ricerca anche su internet, su YouTube ovviamente, di Giachidale. Sono adesso sul suo canale, 1,24 milioni di iscritti. E un video che ha solo il video 10 milioni di visualizzazioni. Si chiama il video "Ho mangiato solo pizza per una settimana". Poi tra parentesi, esperimento pizzaiano. Quindi vabbè, mangio pizza, ho mangiato, mangio pizza per una settimana. No, solo per sintesi non ricopio tutto. Insomma, sono rimasto estremamente meravigliato da questo video perché a mio avviso è significativo non tanto per chi ha fatto il video, ma tanto per chi lo guarda il video. Ossia, se 1,24 milioni di iscritti, 10 milioni di persone vedono un video di una persona che fa una scommessa, che per una settimana mangia solo pizza e dice rapidamente, perché non desidero non perdere, cioè non perdere troppo tempo. In realtà io posso solo guadagnare tempo nell'osservare come questo ragazzo, a mio avviso con grandi capacità, riesce a catturare l'attenzione della gente. Però al tempo stesso, non ve la prendete, mi meraviglio delle persone che sono attratte da cose che a me sembrano così poco importanti. Cioè, relativamente a tante questioni esistenziali, morali, etiche, politiche, sociali, psicologiche, relazionali, cioè utilizzare il proprio tempo, lo ammetto, l'ho fatto pure io, ma per curiosità, cioè io avevo curiosità, la curiosità di capire che cosa, capire quali sono i canali che in Italia spopolano, come ho avuto per tanti anni la curiosità di capire chi sono i politici che in Italia riescono ad avere tanti voti. Ad esempio Salvini, la Lega. E che cosa fanno essenzialmente per ottenere tutti questi consensi, tutte queste persone che esprimono una valutazione, lasciano un pollice all'insù, esprimono un like, si iscrivono al canale. E io qua vedo questo ragazzo, a mio avviso molto simpatico, ripeto, molto intelligente, che dice: "Tanto tempo che non chiedo un mi piace a un video, ma se questo video raggiunge 50.000 mi piace, rifarò o rifaremo la stessa identica cosa, mangiando solamente sushi. Cosa che potrebbe essere più divertente per me". Cioè, praticamente 10 milioni di persone sono sintonizzate perché un ragazzo, sono sintonizzate su questo video perché un ragazzo dice che mangia una settimana, e lo fa veramente, per una settimana mangia solo pizza. E racconta con dei video molto ben fatti, molto ben curati. Assolutamente, questo ragazzo deve essere molto bravo nel creare. È uno YouTuber, ovviamente, 1,4 milioni di iscritti, quindi deve essere molto bravo nel creare video. E insomma, scrive: "E la pizza in teoria è uno degli alimenti più completi, ci possiamo mettere quello che vogliamo". Intanto, l'alimento completo, certo, ci si possono, volendo, se ci si mettono le verdure, abbiamo le fibre, se... però non è che ne parla in maniera così, tra virgolette, approfondita. Poi ci sono i carboidrati, ci sono i grassi, i saturi, insaturi, però tutte queste cose nemmeno le dice. Cioè, alla gente interessa il fatto che questa persona per una settimana improvvisamente decide di mangiare solo pizza. Quindi
E veramente non vi capisco, non capisco. Questa persona poi va al supermercato, nel supermercato dice, va a vedere pizze congelate, surgelate al frigorifero, magari tè, Coca-Cola pieni di zucchero, quindi sicuramente cose che non fanno bene alla salute. Prende le pizze in offerta senza nemmeno leggere l'etichetta, senza sapere se ci sono dei conservanti, è 302, 303. E prende tutta questa roba, secondo me soddisfatto anche per il fatto che lui, prima di voi, sapeva che questo video avrebbe spopolato. Cioè, essenzialmente, la sua fama, chiamiamola fama su YouTube sarebbe decisamente aumentata. Facendo cosa? Comprando per una settimana solo pizza, facendo vedere quello che fa per una settimana, essenzialmente si vede lui che mangia la pizza e essenzialmente più passa il tempo e più non, diciamo, probabilmente è anche normale, passa dall'avere tanto desiderio di pizza a poco desiderio di pizza, perché ovviamente una dieta così monotona nemmeno fa bene. Io ripeto, Jackie Dale è il nome del canale. Video si chiama Ho mangiato, tanto penso lo trovate subito perché è un video, deve essere uno dei video più famosi di internet e di YouTube. Ho mangiato solo pizza per una settimana, tra parentesi, esperimento pizzariano. Io ripeto, settimana, ok, lasciatemi nei commenti quello. Cioè, le motivazioni, aiutatemi a capire come mai la gente è così interessata a queste dinamiche. Cioè, io ho passato tanto della mia vita, tante delle mie ore a cercare di studiare, capire, avere relazioni, analizzare la società. Analizzare me stesso, lavorare sulla mia autoconsapevolezza, su quella degli altri, aiutare me stesso e aiutare gli altri. E questa volta, insomma, vi chiedo di aiutarmi a capire queste dinamiche, perché a mio avviso, ecco, se si vuole fare cultura, bisogna, come un pochettino per la valutazione, no? Parlavamo nei video precedenti la valutazione di uno studente, bisogna valutare essenzialmente bene la società, ma non giudicare. Valutare significa essenzialmente cercare di comprendere quali sono i parametri vincenti, che cosa cerca la gente, se cercare di capire perché la gente fa determinate scelte, perché sceglie di vedere in massa video di questo tipo. E anche perché l'intelligenza, tutto sommato, è una capacità di adattamento e per adattarsi ad un contesto che è quello sociale attuale, bisogna anche capire questo contesto sociale attuale. E se addirittura lo si vuole tentare di modificare, io spero in meglio, bisogna sicuramente capirlo e bisogna darsi da fare per cercare di creare un gruppo di persone che possano dire la loro, perché a mio avviso, cioè io sono quasi certo, anche per le amicizie che ho, che tante persone interessanti e colte rimangono in silenzio, anche per umiltà. Tante persone che probabilmente, a mio avviso, avrebbero meno da dire, riescono ad essere più che ascoltate, più che seguite, secondo me. Grazie, grazie non lo so a quali fattori, cioè io credo, da quello che ho capito, questo ragazzo diventa famoso in questo canale perché parla di un gioco di Clash of Clans, probabilmente di come avrà fatto crescere questo, di come sarà diventato bravo in questo gioco. Poi, essenzialmente, io non è che ho studiato la vita di questa persona, ho visto qualche video e poi ho visto in particolare questo video del che mangia solo pizza e
sono rimasto esterrefatto. Ditemi voi, insomma, tutti magari i messaggi positivi, i contributi che può dare alla società un video del genere e ai ragazzi che vedono video del genere, anche agli anziani, ma io spero, insomma, che le persone che vedono questo video non siano, che possono vedere questo video non siano solo bambini o ragazzi, ma magari ci possa essere un gruppo più eterogeneo di età di persone. Se vi sono piaciuti i miei commenti, lasciate un pollice in su, condividete i video, iscrivetevi, mettete la campanella perché sicuramente è importante cercare anche di capire, senza giudizio, con rispetto, gli elementi, alcuni degli elementi caratteristici della nostra società per poter va a comprendere anche quali sono i valori che adesso sono magari importanti per le persone. Vi saluto, vi ringrazio per la pazienza e ci vediamo al prossimo video.